Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Quest'oggi siamo di nuovo su MotoGP 22. Questo sarà un episodio molto molto importante perché andremo a correre a Misano Adriatico per la prima volta con la Honda, per la prima volta da campioni del mondo della MotoGP in carica, quindi col numero 1. Sto facendo questa intro diversa dal solito e non direttamente in game perché ho realizzato una nuova livrea. Prima però voglio farvi vedere un attimo un video che ho realizzato appunto per farvi notare meglio quindi com'è questa livrea, poi l'andremo ad analizzare qua. In più ho fatto anche un nuovo casco, questo ve lo farò vedere direttamente qui, però prima vi lascio al video di presentazione, diciamo. E dopo il video di presentazione, eccoci qua nel menu. Questa è la livrea, anzi questa è la livrea, faccio prima a farvelo vedere così, no perché si è buggato tutto rigorosamente. Ok, si è sbuggato per fortuna. Questa è la livrea, ragazzi, è di fatto la nostra livrea completamente classica, ma giallo fluo. E ho quindi aggiunto molto giallo fluo sia sulla tuta che sulla moto, ovviamente. Infatti tutto l'arancione di fatto è sparito per dare spazio a questo giallo fluo. Anche il nostro team clienti, il nostro team anzi junior, si è colorato per l'occasione con tute e moto appunto sempre che richiamano lo stesso colore. E in più appunto ho realizzato un casco, come vi ho detto. Il casco è questo, per il momento non si può scaricare. Questo è il casco, di fatto la base è la classica, è quella del casco normale, ma come potete vedere c'è la bandiera italiana, ci sono varie scritte Love Misano e qua sopra è giallo fluo, proprio come la moto. Poi sul nostro uno c'è scritto I Love Misano. Insomma, è un casco molto molto dedicato a Misano, è un casco che ancora una volta ribadisce quella che è la mia gran passione per la città e la pista, e quella che è ovviamente quello che è ovviamente il mio grande amore per tutta questa, appunto, per la pista e per il luogo. E come ho già detto, il numero invece è uguale, saponette, stivali e guanti non cambiano neanche loro, e stessa cosa per quanto riguarda l'adesivo del pilota. E nello scorso episodio siamo andati male, ci siamo ritirati in Gran Bretagna, primo ritiro di stagione, e poi non so perché fa vedere la moto normale anche se noi l'abbiamo modificata, va bene, tanto di bug questo gioco ne ha pochi. E poi in Austria abbiamo concluso decimi in una gara davvero molto 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 complicata, ma che comunque siamo riusciti, diciamo, a rendere non proprio da buttare. Abbiamo comunque sempre 78 punti di vantaggio su Bagnaia, quindi il vantaggio c'è, ne abbiamo anche 101 su Quartararo, 104 su Spargarò, possiamo stare abbastanza tranquilli. Quindi in questo episodio cercheremo di dare il massimo partendo dalla pole position, 1.38, un giro fantastico da parte nostra. Dovremo cercare in tutti i modi di ottenere un buon risultato, ma prima andremo a seguire la Moto3. Attualmente qui la situazione in classifica non è buonissima, certo, ma comunque abbiamo Daisy Jackson in 12ª posizione con 77 punti e Manuel Hernandez in 17ª con 48, quindi cercheremo appunto anche qua di fare il meglio possibile. Ma prima di cominciare io vi invito ad iscrivervi al canale, è un supporto enorme, quindi se stai guardando questo video e non sei iscritto, per favore iscriviti perché mi aiuti tantissimo e almeno non ti perdi tutti i futuri contenuti. Vi invito anche a lasciare mi piace, è un aiuto anche questo incredibile e pochissimi di voi lo fanno. Quindi mi raccomando ragazzi, lasciate quel dannato mi piace, vi basta solamente premere un tasto e per me è un aiuto incredibile. E ultimo ma non per importanza, vi invito a seguirmi su Instagram, trovate il link in descrizione, l'username a schermo, oppure basta cercare Sbin con la posta della I. Anche questo è importantissimo, sapete benissimo i motivi, d'altronde tutti conoscete Instagram, quindi non serve che io ve li spieghi, perché davvero sarebbe solamente una perdita di tempo. Non vi annoio oltremodo, ci vediamo direttamente nella griglia della Moto3. Eccoci qua, devo parlare sopra Guidone Media come al solito, ma purtroppo non posso fare diversamente. Manuel Hernandez partirà dalla P14, Daisy Jackson dalla P15, uno dopo l'altro. E allora siamo subito pronti per andarli a vedere, pronti per partire. Guardiamo Daisy Jackson che è quella più dietro, prima dentro, gas a martello. E andiamo ragazzi, pronti per goderci questo gran premio, questi 6 giri della Moto3. Mamma mia, non sono sicuramente pochi. Le nostre moto giallo fluo comunque fanno un figurone, non si può dire niente. Daisy Jackson qua ha anche qualche scontro con il suo compagno Manuel Hernandez, che cerca di andare avanti e di guadagnare forse qualche posizione. Rimane 14esimo, Daisy Jackson invece perde un po' purtroppo. Adesso anche Manuel Hernandez, continuiamo a perdere in questa fascia, ma cade gente.
cade gente, Daisy Jackson si butta all'interno di Kelso e fa un sorpasso che gli permette di guadagnare svariate posizioni, e questo è un ottimissimo risultato. Attualmente Daisy Jackson è tredicesima, mentre Manuel Hernandez si è steso. Anche lui, peccato, è caduto davvero tanto, è caduto troppo Manuel Hernandez, è caduto troppe volte e spesso per terra, quindi purtroppo ovviamente perde tantissime occasioni. Qua adesso andiamo a vedere anche dall'elicottero, voglio un attimino rendermi conto della situazione generale, so che questa non è la visuale migliore, ma comunque una mezza occhiata a Daisy si riesce a darla. La moto da qua sembra nera, non gialla, non so perché. Comunque affrontiamo il curvone adesso, magari on board con lei, andiamo a vedere. Dietro a Masià limita la moto addirittura, quindi non è una bella situazione. La moto arriva davvero al limitatore, ma quando eravamo noi in moto 3 sbaglio non ci arrivava, non lo so, magari mi ricordo male io. In ogni caso qua Masià potrebbe provare a passare, ma per fortuna non l'ha provato, visto che avrebbe fatto solamente che un gran casino. Sta per andare a finire così il primo giro, è stata davvero un inizio con tante emozioni. Peccato per Manuel Hernandez che ancora una volta si è steso. Davvero è caduto tantissimo questa stagione, è spessissimo per terra, e questo mi dà fastidio, mi rende triste, perché comunque è un buon pilota e lo sappiamo tutti. Però va bene ragazzi, pace, continuiamo a seguire la gara e speriamo di vedere presto Daisy Jackson il più avanti possibile. Ah, si è stesa subito una persona qua davanti e Daisy guadagna una posizione, ma attenzione qua perché Artigas è in difficoltà. Ma io il telefono l'avevo mutato, va bene pace, Daisy passa, è attualmente in top 10, stavolta muto il telefono davvero. Due giri e noi siamo già in top 10, che peccato davvero Manuel Hernandez per terra. Daisy deve essere intelligente, deve gestire con calma. Guardate, si stende là davanti Tatai, l'altra CF Moto, e noi guadagniamo un'altra posizione. Daisy Jackson è attualmente in P9 e va bene così, con calma Daisy, non rischiare, non fare errori, perché davvero ragazzi è fondamentale portarci a casa questa top 10. Attenzione, Daisy potrebbe provare a passare all'esterno, si butta su Riccardo Rossi, non ce la fa. Purtroppo è lì, era un tentativo molto complicato da parte sua, ma attenzione perché non molla sempre qua dall'esterno, però potrebbe diventare sconveniente questa situazione perché c'è Artigas lì che vorrebbe subito prendersi la posizione, infatti lo diventa, ma Daisy riesce a resistere dall'esterno e mantiene questa posizione, non riesce né a scendere né a salire, diciamo, ma comunque mantiene la P9 e per ora va bene così. Attenzione, Daisy qua di nuovo potrebbe riprovare l'attacco su Riccardo Rossi, si butta dentro, attenta Daisy, non cadere, mamma mia che paura, ero convinto che si sarebbe stesa perché Riccardo Rossi l'avrebbe agganciata da dietro, invece per fortuna non è successo. P8 per il momento, recupera un'altra posizione, bene così, brava Daisy. Vediamo quanto è Manuel, niente, si è ritirato Manuel, non possiamo neanche più switchare, non posso proprio cambiare, quindi Manuel Hernandez si è ritirato dalla gara. Daisy Jackson è attualmente ottava. Va bene, brava Daisy, rimani così, mi raccomando, perché questo sarebbe un ottimo risultato. Riccardo Rossi esterno, qua un po' di casino, Riccardo Rossi si butta esterno, ma si ha anche, però aveva rallentato e quindi Daisy Jackson è andata di fatto ad insediare lui. Adesso Riccardo Rossi è interno, prova Daisy Jackson a resistere all'esterno, ma purtroppo è troppo larga e la passa, Riccardo Rossi, niente da fare ragazzi, purtroppo qua c'è stato questo piccolo errore di Daisy che gli ha fatto perdere una posizione. Vediamo un attimino dietro come la situazione, va bene, abbastanza buona. Guardiamo anche dalla televisiva che non utilizziamo mai come modalità. Effettivamente là davanti Riccardo Rossi ha un contatto con Yamanaka. E allora attenzione, sta per cominciare l'ultimo giro, Yamanaka è largo, lo sfilano tutti, lo passano tutti nel gruppo. Daisy Jackson rimane aggressiva, prova a passare Riccardo Rossi, non ce la fa. Terza persona qua ragazzi, andiamoci a godere un attimino questa battaglia, anzi sul dritto direi che è meglio tenere la visuale dalla TV. Comincia adesso l'ultimo giro, sarà tostissima ragazzi, sarà tostissima sicuramente. Attenzione Daisy Jackson adesso alla ricerca di Riccardo Rossi, vorrebbe passarlo, terza persona, perché la situazione qua è molto calda, è bollente. Qua si potrebbe buttare dentro addirittura, prova pure a passare Masià, vuole strafare sul cordolo Masià, è costretto ad allargare e Daisy Jackson ne passa due in una volta sola. Fenomeno Daisy, davvero mi sembra brutto dire fenomena, quindi dico fenomeno anche se è una ragazza. Che boss, incredibile, bravissima, dei sorpassi bellissimi, prestazioni bellissime. Adesso
L'obiettivo è solo quello di portare a termine la gara. Cade Foggia ed è P5 virtuale per Daisy Jackson, che è la davanti di quelle del podio. Ma oramai è pressoché impossibile per lei ottenere un podio, a meno che questi non si stendano. E è pressoché impossibile che si stendano. Quindi va bene così. Comunque la P5 sarebbe già tantissima roba, ragazzi. Altri punti fondamentali. Sarebbe davvero un bellissimo risultato. Ma qua Masia vuole togliercela. Noi resistiamo dall'interno. Anzi, Daisy Jackson resiste dall'interno. Non c'è niente da fare. Non c'è abbastanza potenza, non c'è abbastanza forza. Qui Masia era superiore in tutto e ci ripassa. Attenzione però, lì è larghissimo Onciu, ma non abbastanza da permettere alla nostra centaura, al nostro centauro, non so bene come dire, di ripassare. Si va a concludere così la gara. Almeno, a meno che non succeda qualcosa di folle all'ultima curva, e speriamo di no. Ok, non è successo niente. Si va a concludere così la gara con una fantastica P5. Un P6, scusatemi, di Daisy Jackson. Purtroppo si ritira Manuel Hernandez, ma è risultato buono, lo abbiamo portato a casa. Siamo molto contenti, sono molto soddisfatto. Ottima, ottima gara davvero. Va bene così, ragazzi. Adesso però sta a noi riuscire in MotoGP a fare ancora meglio. Daisy è undicesima in classifica, 87 punti. Manuel invece immagino abbia perso. No, rimane 17esimo, ok. E nella classifica team siamo quinti. Quindi va bene, adesso in MotoGP tocca a noi. Ed eccolo, pronto per sfoggiare la sua livrea speciale. Andreas Binda parte dalla pole position. Torniamo in pole dopo un po' di gare, dopo un periodo tosto, ma noi dimostriamo che ci siamo ancora e lo dimostreremo, spero, in gara. Il nostro numero uno deve tornare a splendere, deve tornare a essere laddove gli conviene e laddove gli spetta essere, ovvero davanti a tutti. Siamo pronti per partire, prima dentro, gas a martello e andiamo. Mi arriva un invito subito così nella partenza, quindi dovrò censurarlo. Ovviamente i miei amici ci staranno chiedendo perché, pur essendo online, non entro nel party. Non è una domanda sbagliata da parte loro. Non sanno però che io sto registrando, che sto cercando di vincere il Gran Premio di casa, che è appena cominciato. Per noi è abbastanza bene, non c'è di che, non c'è di che dire, anzi, in quanto ci siamo subito presi un po' di vantaggio. Già via, con solo Bagnaia che ci segue, tutti gli altri lontani. Ma non dobbiamo abbassare la guardia. 7 giri rimanenti, siamo anche freschi di Superbike, visto che qui ci abbiamo corso nell'ultimo episodio di Superbike, vincendo. E se non l'avete visto, recuperatevelo, ragazzi, perché davvero quel video merita tantissimo. Quindi adesso l'unica cosa che si può fare è una: scappare via, correre via e cercare di ottenere la vittoria in questo Gran Premio. Sono super motivato, ragazzi. In questa gara sono super motivato, perché dopo tanto tempo, tanto tempo, in realtà sono due gare che non otteniamo buoni risultati, ma anche più tempo che non vinciamo, mi sa. No, comunque non mi ricordo quante gare non vinciamo. Fatto sta che dobbiamo tornare alla vittoria, dobbiamo ottenere un'altra vittoria in questa stagione. E Misano deve, può e sarà la pista in cui ce l'andremo a prendere. Così mi automotivo, anche se in realtà ho molta paura che ci possano tornare sotto, come ad esempio è successo in Finlandia, dove sembrava che saremmo andati a vincere dominando il Gran Premio e invece poi siamo stati malamente ripresi da questi qua dietro. E allora noi non ci preoccupiamo per niente, corriamo via, cerchiamo di dare il massimo. È finito il primo giro, già l'abbiamo concluso in testa così come lo abbiamo cominciato. E allora via, pronti per cercare in questo secondo giro di mantenere lo stesso ritmo. Inizio quarto giro, situazione senso unico, più di 3 secondi di vantaggio per noi, che stiamo dominando davvero questo Gran Premio in lungo e largo.
Già a Misano di solito lì è un pochino più lenta, ma oggi contro di noi non c'è storia. A Misano vinciamo noi e basta. E la moto si muove qua. Mi sono preso un po' un rischio, ho pinzato troppo. O meglio, ho pinzato troppo nel momento sbagliato. Ho dato una frenata molto tosta in un momento in cui non avrei dovuto darla, ma recuperiamo subito quello che avevamo perso. Quindi ragazzi, davvero, siamo infermabili. Quarto giro. Ormai l'obiettivo è diventato solamente quello di portare a casa la moto. È stata una gara a senso unico, è stata una gara dominata questa. Dobbiamo cercare di ottenere la nostra 14ª vittoria in carriera, se non mi ricordo male, in MotoGP. E non mi ricordo che numero in questa stagione, ma comunque una delle tante, perché questa stagione vincevamo tantissimo all'inizio, poi abbiamo avuto un po' di periodo di stallo. Non so adesso di preciso quanto sia. E mi stanno chiamando. Stavo dicendo che in questa stagione eravamo super vittoriosi all'inizio, nel senso che una gara vincevamo, una facevamo secondi e roba del genere. Poi abbiamo iniziato un po' a normalizzarci dal Mugello in poi. E certo, abbiamo continuato a vincere, ma abbiamo avuto anche qualche periodo di difficoltà senza vittoria. Adesso io non mi ricordo da quanto tempo non vinciamo, ma mi sa che sono 3-4 garette. E questa gara dovrà essere la gara del riscatto, dovrà essere la gara del ritorno alla vittoria. Io in 5 giri non ho mai fatto bene curva 1, è qualcosa di spaventoso. Comunque niente ragazzi, cerchiamo semplicemente di continuare a spingere, cerchiamo di riuscire a dare il massimo. Ho velocizzato fino ad ora, quindi credo sia anche palloso, insomma, rivedere tutto velocizzato. Direi che possiamo andare avanti per un taglio più netto, andare avanti con un taglio più netto, e in caso di qualcosa di interessante ve lo faccio vedere. Ed eccoci signori, carichi a molla per l'ultimo giro di un gran premio dominato, di un gran premio dove davvero non c'è stata storia, di un gran premio dove abbiamo vinto, dove stiamo per andare a vincere, salvo errori spaventosi, completamente con merito. Davvero ragazzi, siamo stati fenomenali, siamo andati fortissimo. Ovviamente vedete che adesso il distacco è minore, perché? Perché l'IA si velocizza e io vado più lento, volendo rischiare di meno ovviamente. Però ragazzi, il risultato è davvero davvero positivo. Torniamo, se tutto va bene, ribadisco, non vorrei farmela a vincere dopo un periodo un po' complicato, dopo qualche gara così. Torniamo a far capire chi è il leader, chi è il numero uno nel mondiale attuale e chi è soprattutto il campione del mondo in carica, che punta a riconfermarsi. Davvero ragazzi, quest'anno siamo infermabili. Il prossimo anno, se ci sarà un prossimo anno, ma credo proprio che ci sarà, cercheremo di fare ancora meglio. Tra l'altro la moto, io non... adesso parliamo proprio del prossimo anno, spaziamo completamente. Sono ancora indeciso su che moto prendere. Vedrò, vi farò sapere comunque più in là, visto che qualcosa mi inventerò. Adesso qui cerchiamo solamente di concludere, però, di portare la pelle a casa. Non pensiamo al prossimo anno, non pensiamo al mondiale, pensiamo a questa gara, pensiamo a Misano, pensiamo al fatto che stiamo per andare a vincere a casa nostra. Bagnaia è vicino, ma oramai non c'è proprio spazio, non c'è neanche né spazio per provarci né il tempo per provarci, perché ragazzi, siamo noi che andiamo a vincere il Gran Premio di Misano. Finalmente torniamo alla vittoria. Che bel risultato ragazzi, che bel risultato, sono contentissimo. Abbiamo fatto un buon giro, ma in realtà siamo stati anche più lenti degli altri. Noi 32-3, gli altri tutti sopra, tutti, quasi tutti sopra, tranne pure Espargaró e Jorge Martin. Siamo stati più lenti, tranne Espargaró, Martin e Binder, siamo stati più lenti. Quindi abbastanza clamorosa questa cosa, ma va bene. 83 punti di vantaggio su Bagnaia, 113 su Quartararo. Io vi ringrazio per aver visto questo video e vi ricordo ovviamente di iscrivervi al canale, lasciare mi piace e seguirmi su Instagram. Premete di tenersi il video, vi lascio al podio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti. Prendiamo la linea dal Parc Fermé con il vincitore che oggi ci ha regalato una gara perfetta. Oltre alla vittoria, questo ragazzo ha conquistato 25 punti importantissimi per la classifica del mondiale. Arrivati i titoli di coda anche su questo Gran Premio, i primi tre classificati stanno salendo sul podio per la cerimonia di premiazione. È stata una gara piena di emozioni e questi tre ragazzi sono stati quelli che ce ne hanno regalate senza dubbio più di chiunque altro.